veste della vita. Ma rispondo proprio immediatamente alla domanda, e poi vorrei aggiungere qualcosa sul piano politico. L'Italia dei Valori è nata come formazione politica per rilanciare la legalità come fattore di sviluppo e di equità all'interno del Paese, come sviluppo e di equità delle istituzioni. Entrate all'interno delle istituzioni, anche l'Italia dei Valori è stata colpita da qualche virus infetto. E allora sono ritornato alle origini. Io vengo dal seminario, non vengo dalla cultura comunista, e nel seminario ci hanno insegnato il Padre Nostro. Il Padre Nostro, l'ultima parte finale, dice: voi siete qua, non potete proprio leggere se sbaglio, quando ci si rivolge al Signore si dice appunto: e non ci turbi di tentazione, ma liberaci dal male, così sia. Per questa ragione noi, insieme ai due quesiti sul lavoro, abbiamo prodotto anche gli altri due quesiti, quello dell'eliminare le indennità ai parlamentari e quello di eliminare il finanziamento pubblico ai partiti. Non perché noi crediamo che il partito non debba essere finanziato, ma non deve essere finanziato in questo modo. Vogliamo azzerare tutto per rivedere la legge, perché ne abbiamo parlato lunga con Ferrero, perché è chiaro che se dovessimo pensare che sono tanti ricchi devono fare politica, è ancora peggio, dalla patente alla brace. Scusa, ora gli organizzatori, oggi qua si firma solo i due referendum sul lavoro qua fuori o anche gli altri? Tutti si possono firmare tutti. Io gli firmo quelli che mi piacciono. No, ma io ho chiesto se si possono firmare tutti. Poi ognuno ferma quello che vuole, certo. Una cosa è certa, siamo qui, ma io ci tenevo a dirlo che non è perché io credo che si debba fare due, che si debba passare la tabella alla brace, nel senso che soltanto dei soldi possa fare politica. Credo che l'abuso che se ne è fatto e soprattutto la tentazione che colpisce tutto, che bisogna resettare. Ho voluto fare questa premessa perché questa del lavoro, io credo che sia la più grossa opera di disinformazione che questo regime antidemocratico sta producendo. Cioè far credere, come diceva Musi, come diceva Ferrero pure, far credere che è necessario, è stato necessario intervenire sulla contrattazione collettiva nazionale, è stato necessario intervenire per accettare licenziamenti anche di chi ingiustamente veniva licenziato. Dovrebbe servire per rilanciare l'economia. La più grossa disinformazione è un delitto nel senso più becero del termine, perché non c'è assolutamente, direi peggio di dietro, non ci azzecca assolutamente niente. Tanto è vero che le ragioni per cui non vengono a investire qua non è perché non possono licenziare la segretaria che non va oltre la propria attività di segreteria dicendo che in realtà vuole investire. Non vengono a investire in Italia perché c'è troppa burocrazia, perché c'è troppa corruzione, perché c'è un sistema fiscale maledetto e perché c'è una cattiva redistribuzione delle risorse, c'è un sistema bancario pessimo. La verità è quindi che non conviene essere onesti in Italia. Questa è la verità per cui soltanto i disonesti vanno avanti nel nostro paese. Allora, contro questa ipocrisia, io ritengo che un partito che ha fatto dei valori della legalità la sua battaglia debba continuare a farlo proprio per denunciare l'ipocrisia, l'ingiustizia di chi vuol scaricare sulle fasce sociali più deboli la colpa della incapacità del nostro paese di essere all'altezza della situazione. All'altezza della situazione a livello mondiale non ci siamo perché la nostra classe dirigente, imprenditoriale e politica, nella prima e nella seconda repubblica, non è venuta fuori la parte migliore di essa, ma la parte più compromessa, più corrotta, più coinvolta in una lottizzazione, spartizione e utilizzo improprio del ruolo e delle funzioni che svolge. Tanto è vero che la Fiat, nel momento in cui non ha potuto più lucrare, se n'è andata un'altra parte a lucrare, a fare quello che faceva loro. Io quindi rispondo alla sua domanda spiegando innanzitutto la ragione per cui l'Italia dei Valori ha voluto scegliere di far parte di questo insieme di forze politiche, sociali e sindacali che hanno portato avanti e stanno portando avanti questa battaglia. Denuncio anch'io la,
la irresponsabilità dell'informazione al riguardo, perché non parlarne viene fatto apposta per non far sapere ai cittadini come sta la situazione. Noi ci riusciremo lo stesso perché c'è tanta gente di buona volontà che va a fare i banchetti, va a raccogliere firma uno a uno, va a fare il proprio dovere di civico. Però resta l'amarezza perché tutto questo debba essere possibile nel nostro paese. È impossibile perché c'è questo conflitto di interesse tra chi gestisce l'informazione e chi ha altri interessi. L'informazione diventa il nostro strumento per portare avanti interessi diversi da quelli dell'informazione. Un'ultima cosa, permettetemi di dire, io mi ritrovo in questa proposizione di referendum, mi ritrovo in quel che vorrei fosse la coalizione che vogliamo. Abbiamo una legge, infatti.
fatto? Quando la rosa le coalizioni non chiara, dove ti avete fatto qualche chiara? Dove vuoi arrivare? Io voglio arrivare a questo. Io so per certo che il centro-sinistra che verrà di molto dipenderà dalla forza che avremo per convincere spintanamente a venire verso queste posizioni. Perché non c'è niente da fare. Se noi ci pensiamo di poter costruire una sinistra di opposizione, questi se ne frega. Bisogna costruire una sinistra di governo alternativo. E per avere una sinistra di governo alternativo, la matematica non è un'opinione. Bisogna arrivare ad avere una maggioranza. Allora il problema di fondo è questo. Oggi come oggi, con la legge elettorale che stanno proponendo, è una legge elettorale che con il 12,5% di premi di maggioranza senza che possano arrivare ad avere una maggioranza, loro stanno lavorando, io glielo vorrei dire a Bersani, ma credi come si fanno a fuoco, stanno lavorando per costruire una coalizione con l'UDC dopo le elezioni. E a me che fanno la coalizione l'UDC non mi frega niente, mi frega però il programma, che è un programma che va per la sanità privata, per la scuola privata, per gli affari privati, per gli interessi privati, per il mestiere più vecchio del mondo privato, vale a dire a chi gli offre di più del mio voto, lo vedo nella parte destra e sinistra. Ecco, io vorrei impegnarmi per cercare di ravvedere per tempo le modalità per costruire un'area che andando al governo tolga di mezzo l'articolo 8, l'articolo 18, tutte queste disparità di trattamento. So bene che loro non ci vogliono stare perché ormai si sono annacquati, però devo mettere la coscienza in pace e ci sono stati, e se non ci riesco devo, insieme a chi ci sta, innanzitutto venire a referendum, cercare di far fare ai cittadini quello che non fanno le forze politiche.